Da qualche anno a questa parte i concerti che faccio sono concerti in casa, soprattutto concerti in casa sono fermi dallo scorso febbraio, da quando è arrivato il primo lockdown. Poi quest'estate ho avuto magari un po' la possibilità di fare un po' di musica per strada e insomma sostenere qualche piccolo viaggio che ho fatto in giro per l'Italia. E questo lockdown mi ha impedito di fare della musica il mio sostentamento, ha portato alla luce anche altre possibilità, altre qualità e soprattutto quello di magari riuscire a trarre un rientro anche da quello che la natura mi dà. Mi sono cimentato con la vendita delle castagne prima, perché mi sono, vivendo nel bosco della Maresana, mi sono ritrovato pieno di questi frutti della natura e ho deciso di provare a portarli in strada e ha funzionato molto bene. Ed ora invece che ho avuto la possibilità di fare quest'ultimo mese e mezzo invece nelle zone della Alta Valseriana, ho deciso di trasformare un altro frutto che la stagione ci offriva, ovvero il caco, in un prodotto particolare che in questo periodo prenatalizio è piaciuto tanto alla gente e mi sta dando un po' da vivere, ecco. Ecco, spiegaci un po' che cosa hai fatto, in particolare con questa particolare lavorazione dei kaki. Un procedimento che viene dalla tradizione giapponese e consiste nel raccogliere appunto i kaki quando sono ancora acerbi, quando sono ancora duri, e da lì inizia questo processo di spelatura. E una volta spelati li si mettono e si appendono in delle ghirlande fatte con lo spago o che altro, e li si lascia in un ambiente arieggiato, possibilmente fuori dalla portata del sole, e a un certo punto cerchi di tenere morbida la polpa, che anche lei va piano piano indurendosi e essiccandosi, e per fare questo vai a fare appunto ad applicargli, a fargli dei piccoli massaggi con le dita. Ma diventa una specie, non è un fico secco, non è un dattero, è un qualcosa che non è comune sulle nostre tavole, però ha un suo fascino, un suo gusto. Per quanto riguarda la musica, invece, stai iniziando un po' un percorso che fino ad ora tu non avevi seguito, cioè quello del testing in italiano delle tue canzoni. Sì, è una cosa che desideravo da fare da tanto tempo, avendo registrato negli ultimi anni un paio di dischi principalmente in inglese e con qualcosa in spagnolo e portoghese e anche swahili c'era. Però finalmente sono riuscito ad avvicinarmi a quello che è la nostra lingua e nel primo lockdown, ispirato dalla luna, ho scritto questa prima canzone. Come il lupo sul monte, scenderesti per competenza. Se potessi capire quel linguaggio astrale, ascolteresti le mie canzoni. Se potessi soltanto vivesse in quando, dormire mentre tu risplendi, mi concederesti
rivedendo quel tuo lato che ancora non so. Se potessi soltanto camminare sul tuo manto che tanto mi fa sognare, mi aiuteresti a scucire quell'ombra mia fedele che disegni con tanta cura. E se anche solo un minuto durasse meno di un secondo, mi concederesti di vederlo quel tuo lato che ancora non so, mi concederesti di vedere o no quel tuo lato che ancora non so.